Ama te stesso. Oggi e nei prossimi due giorni vorrei esaminare con te quello che viene chiamato il Gran Comandamento, che puoi trovare in Matteo 22, 36, 40. Inizierò dalla fine, cioè ama te stesso. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo, come te stesso, Matteo 22, 39. Devi comprendere un concetto importante. Puoi amare il tuo prossimo fino al punto in cui ami te stesso, non oltre. All'inizio del mio matrimonio avevo una bassissima autostima e questo mi portava a non amarmi quanto avrei dovuto. Tutto ciò ha creato delle ripercussioni nel nostro matrimonio, perché non riuscendomi ad amare, non riuscivo nemmeno ad amare Stefania, così come avrebbe meritato, cioè con tutto me stesso. Paolo conferma questo concetto in Efesini 5, 28. Allo stesso modo i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Se sei come ero io alcuni anni fa, avrei voglia di dirmi: è facile da dire, ma non mi conosci. Se mi conoscessi, concorderesti con me su quanto io sia difficile da amare. Capisco perfettamente questo tuo pensiero, perché è stato identico al mio per tanto tempo. Eppure c'è qualcuno che ti ama, pur conoscendoti perfettamente, addirittura meglio di come tu conosci te stesso. Sì, lui conosce anche i tuoi difetti più nascosti, ma ti ama infinitamente. Il tuo Padre Celeste ti ha scelto, ti ha adottato, ti ha reso figlio, ti ha amato e ti ama infinitamente. Non pensi che se lui, che ti conosce perfettamente, ti ama, meriti anche tu di darti una possibilità nell'amarti? Oggi prego affinché tu possa afferrare e capire l'amore che Dio ha per te. L'amore per te stesso è necessario affinché tu riesca ad amare Dio e il tuo prossimo. Ama te stesso, perché Dio ti ama. Grazie di esistere, Emmanuel Go.